Ciao ragazzi, bentornati su Cose dell'altro cinema. In questo video non voglio fare una review, non voglio fare alcun tipo di critica, non voglio darvi il mio parere su una nuova uscita, voglio proprio celebrare una serie TV, perché siamo nell'era delle serie TV, escono delle comedy interessantissime come Good Omens o magari come Brooklyn Nine-Nine, però a me piace risalire un po' a quelle che sono le origini di un tipo di narrazione che oggi ancora esiste ed è sostanzialmente la stessa rispetto a 20 anni fa. Il modello Scrubs. Per me Scrubs è stata un insegnamento. Mi ha veramente insegnato un botto di cose, perché stiamo parlando dei primi 2000, Scrubs del 2001, se non ricordo male, e mi pare sia finita nel 2009-2010. Ora, in quegli anni io avevo iniziato a scrivere sceneggiature per delle storie a fumetti, per dei miei cortometraggi, insomma stavo imparando il mestiere, erano anni in cui ancora ero in collegamento con la scuola del fumetto e quindi stavo iniziando a, come si dice, farmi i cazzi miei, ecco. Però avevo un problema che iniziava per T, Tarantino. Ero estremamente affascinato dal modo di scrivere di Tarantino e quindi avevo la fissa del massaggio ai piedi. Questa cosa del massaggio ai piedi per me era un chiodo fisso. E sto parlando della scena di Pulp Fiction in cui sti due gangster vanno a casa di questi tizi che hanno fatto un torto al loro boss per terrorizzarli e sostanzialmente sparargli in faccia, no? Ma la preparazione a questa scena, che poi è anche abbastanza forte, violenta, perché vengono terrorizzati, vengono uccisi, no? È una preparazione leggera e divertente, cioè questi due gangster vestiti da gangster con le pistole nella cintola parlano di massaggi ai piedi, se siano o meno un qualcosa di erotico. E io sono rimasto affascinato da questa scena perché il tutto risulta come un incredibile contrasto, cioè questi parlano di stronzate, di fronzolate, poi entrano là dentro e di colpo li vedi cattivi, incazzosi, operativi e fanno i morti a sangue freddo. Questo contrasto mi ha colpito molto al punto che per tanto tempo ho continuato a pensare che una scena dovesse essere costruita così, o perlomeno sempre così, cioè giocando molto sulla verbosità, sui dialoghi molto lunghi, sull'infilare elementi estranei al contesto principale per abbellire la sequenza. Però io non avevo fatto i conti con una cosa, e cioè che non ero Tarantino. Io non ero Tarantino e non avevo quel tipo di sensibilità, quindi le mie scene scritte così erano parte A, parte B, ma facevano a botte tra di loro, non servivano a darsi forza a vicenda, no, erano proprio due cose separate. E quindi la parte A, invece di essere una preparazione a un exploit, era una rottura da cazzo, giusto? Fortunatamente ho iniziato a discostarmi da quel modello di scrittura, ma non perché non sia buono, è proprio che lo devi saper fare, devi avercelo dentro quel tipo di scrittura. Ho iniziato a discostarmi quando ho scoperto prodotti come i Simpson oppure Scrubs, cioè prodotti che in 20 minuti di episodio riuscivano a dare un numero incredibile di situazioni, di emozioni, e riuscivano sempre a chiudere un cerchio. Non importava quante cose capitassero nell'episodio e a quanti personaggi contemporaneamente capitassero, alla fine dell'episodio il tutto era riconducibile a un solo semplice concetto. Quel modo di scrivere non mi apparteneva, non l'avevo mai considerato. La sintesi, come nei Simpson e in Scrubs, non faceva ancora parte di me. Però quegli episodi mi piacevano, e in Scrubs gli episodi che mi piacevano di più erano quelli che per quasi tutta la durata mi facevano ammazzare dal ridere e sul finale mi facevano piangere come uno stronzo. E mi chiedevo, ma come diavolo hanno fatto? Come hanno fatto? Tutti i prodotti devastanti che vedevo, i film tristi, no? I film molto drammatici che sostanzialmente tendono a intristirti, lo facevano con delle costruzioni molto molto lunghe, con una serie di avvenimenti particolarmente tristi, intensi, no? E alla fine c'era tutto sto pathos che cresceva nell'arco di 1 ora e 42 ore. Scrubs riusciva invece a fare una cosa che per me non aveva senso, ovvero farmi ridere, divertire e poi alla fine darmi
un input piccolo, sembrava un input piccolo, un suggerimento che mi mandava al manicomio. Mi faceva lacrimare. Come cazzo fanno? Come fanno? Ho iniziato a registrarmi gli episodi, con il videoregistratore che fortunatamente avevo ancora, e ho iniziato a riguardarli a loop. La prima stagione l'ho riguardata non so quante volte. Poi a un certo punto Scrubs si è persa, non parlo dell'intera serie. A un certo punto, verso la terza o la quarta stagione, ho smesso anche di vederlo perché gli equilibri tra i personaggi erano cambiati. Insomma, non era più Scrubs. L'hanno tenuta in vita, è stato un accanimento terapeutico, secondo me doveva finire molto prima. Però, insomma, ho iniziato a riguardarmi gli episodi della prima e della seconda stagione e li ho capito. Ho capito che il tutto non veniva costruito tramite fiumi di parole, non c'era la tarantinata. C'era un'altra cosa che era molto più esatta. Cioè ogni pausa, ogni stacco, ogni termine che veniva scelto, ogni sillaba era perfettamente pesata. Ed è un modo di scrivere incredibilmente difficile perché devi essere accuratissimo. Cioè devi riuscire a dare un certo numero di informazioni, le devi dare in maniera leggera, devi stare attento a non sbilanciare la scrittura in un modo o nell'altro, devi sempre stare molto molto attento che si capisca cosa vuoi dire, anche se usi poche parole. È esattamente il contrario di quello che fa Tarantino. Tarantino gioca in maniera più evocativa, gioca sui contrasti, gioca anche, perché no, sulla verbosità di certe sequenze. Scrubs invece no. Scrubs ha delle scene brevissime. Ci sono delle scene di 7 secondi in Scrubs, 10 secondi e via, alla prossima. Lì ho iniziato a fare un po' di esercizi, ho iniziato a prendere tutto quello che stavo scrivendo e ho iniziato ad asciugare e cazzo, funzionava tutto meglio. Funzionava meglio, però all'epoca non riuscivo a scrivere direttamente in quel modo, dovevo scrivere prolisso e poi dovevo tagliare e aggiustare, insomma ci mettevo 40 anni a scrivere una roba buona. Col tempo è arrivata la scrittura più precisa, cioè sono arrivato a riflettere, prima ancora di impostare la scena, sono arrivato a riflettere su cosa servisse per creare una certa situazione, come arrivarci più velocemente. Certo, non sono diventato bravo come gli sceneggiatori di Scrubs, ma sono diventato uno sceneggiatore migliore. E adesso quando sceneggio qualcosa, che sia un video di quei due sul server, che sia un episodio di una web serie, qualsiasi cosa, riguardo quegli episodi e penso potrei migliorare qui, però sono arrivato al punto, sempre, e ci arrivo, riesco a chiudere l'episodio arrivando dove voglio io. Non è una cosa facile, soprattutto se arrivi da un modo di scrivere alla Tarantino. Ecco, Tarantino ha fatto un episodio di CSI, doveva farne uno, però per il suo modo di scrivere gli hanno detto no vabbè, fanne due. Lungo, anche se poi in cose tipo Four Rooms, non so se l'avete visto questo film, diviso in piccoli episodi, l'episodio che preferisco è proprio quello di Tarantino, perché si è concentrato su una cosa molto molto piccola, ci ha messo la sua verve, ci ha messo la sua energia, però è un cortometraggio di Tarantino e io lo adoro, forse è la cosa di Tarantino che mi piace di più, in assoluto. Ecco, io ringrazierò sempre Scrubs per avermi insegnato questo, Scrubs e i Simpson. E ringrazierò sempre Scrubs per aver ispirato la mia serie TV preferita di sempre, ovvero Boris. Perché forse non ci avete fatto troppo caso, ma la prima stagione di Boris e soprattutto le prime puntate della prima stagione sono Scrubs, ma in pieno. C'è Alessandro che è JD. Il suo primo giorno di lavoro, il mio primo giorno, anche i titoli degli episodi sono identici. JD con la sua inesperienza ci porta in un ospedale in cui tutti quanti gli spiegano il mestiere. Alessandro ci porta su un set e con la sua inesperienza fa sì che tutti gli insegnino il mestiere e anche noi, che non siamo del mestiere, ovviamente capiamo cosa sta succedendo. JD appena arriva all'inserviente che lo tormenta. Alessandro appena arriva a Biascica che lo tormenta, anche se poi negli episodi successivi Biascica se la prenderà quasi esclusivamente con Lorenzo, ma all'inizio Alessandro viene trattato male da Biascica perché si scorda di portargli un caffè e i meccanismi che ci sono tra Biascica e Alessandro sono gli stessi che ci sono tra JD e l'inserviente all'inizio, proprio identici. C'è il dottor Cox, che è una persona che JD apprezza tantissimo, stima tantissimo, che però all'inizio non se lo caga neanche di striscio. René Ferretti nei primi episodi non si ricorda nemmeno come si chiama Alessandro, gli cambia sempre il nome.
come Cox, che lo chiama Priscilla, Anna, lo chiama con dei nomi di donna. Ecco, René Ferretti gli sbaglia sempre il nome ad Alessandro all'inizio, non lo tratta assolutamente bene, per poi prenderlo sotto la sua ala protettrice, esattamente come fa il dottor Cox lentamente con JD. C'è il dottor Cane in Boris, che è il boss cattivo che tutto comanda, e c'è il dottor Kelso, sono tutti e due dottori. Guarda un po', i flashback, nei primi episodi di Boris ci sono dei flashback esattamente come in Scrubs. C'è René Ferretti che guarda in aria e immagina Corina che fa un pompino a Dottor Cane, esattamente come fa JD quando immagina... È identico, cazzo, Boris è partito come Scrubs. Niente da dire, niente da dire, Boris è partito come Scrubs. Anche la storia d'amore travagliata tra Alessandro e Arianna, all'inizio c'è questa cosa, stessa cosa JD e Elliot all'inizio... Beh, chi dice il contrario non c'ha gli occhi, secondo me. Boris è nata come clone di Scrubs, ma poi, stilisticamente parlando, ha preso il volo, è diventata qualcos'altro ed è diventata la mia serie preferita, superando Scrubs. Però se non si fosse poggiata su quel modello, non sarebbe mai arrivata al livello a cui è arrivata. E quindi grazie Scrubs pure per Boris, e grazie Scrubs pure per Brooklyn Nine-Nine, grazie Scrubs per tutte le comedy ben fatte, e hanno rimesso in gioco tutti quegli elementi che hanno fatto Scrubs una grande serie. Peccato l'accanimento terapeutico, peccato che l'abbiano lasciata morire così male. Boris invece, terza stagione, stop, prodotto quasi perfetto, inizia, finisce, meraviglioso. Boris... Beh, è la mia serie preferita, non a caso, non a caso. Grazie Scrubs, quindi, ragazzi, andatevela a rivedere, sta su Amazon Prime. Se non l'avete mai vista, fatevi un favore, guardatevi Scrubs, perché è tanta roba. E se l'avete già vista 20 anni fa, riguardatevela, ci saranno sempre dei piccoli dettagli che oggi coglierete meglio, ve lo assicuro.